Opere pubbliche con il freno a mano tirato nel Materano, mentre Regione, enti appaltanti, Ministero delle Infrastrutture continuano a non fare passi in avanti nell'accelerazione dei lavori. È quanto afferma il consigliere regionale del PDL Forza Italia Paolo Castelluccio, che snocciola cifre sulla crisi di settore. Diversi i casi di lavori pubblici piccoli o grandi che registrano ritardi. Sorride soltanto il comune di Montescaglioso con il recupero delle unità abitative, eseguite al 93,6% a fronte del 5,6% del precedente elenco dell'anagrafe. Per il resto risultano incompleti sempre a Montescaglioso i lavori della scuola media, la costruzione della rete idrica e fognante di Caprarico di Tursi, a Singhiozzo la costruzione del cimitero in località peschiera di Craco e la scuola media di Gorgoglione. Stato di avanzamento migliore per il collettore fognario a Tursi in destra Pescogrosso, che resta comunque inutilizzabile. Ancora i nastri di partenza all'Ater Matera, continua Castelluccio, per i lavori di un fabbricato di 18 alloggi di edilizia sperimentale per fasce deboli. Situazione migliore a Bernalda, dove il progetto dell'impianto natatorio è al 62,5%, mentre a Montalbano Ionico la realizzazione dell'isola per servizio RAE e deposito inerti è al 33,2%. Infine a Ferrandina i lavori di consolidamento dell'antica stazione di posta in località Borgomacchia sono al 21%. È urgente, conclude Castelluccio, definire un'agenda di priorità per sbloccare i numerosi piccoli cantieri, così da dare ossigeno alle imprese di costruzione e ai dipendenti delle stesse.